Terminiamo gli interventi adesso con un video, vero Fabrizio? Siamo andati a disturbare diciamo così, delle persone molto gentili fino a Udine. Qui c'è Andrea Maroè della Giant Tree Foundation. Diciamo che potenza di internet, nel senso che prima di pianificare questa serata non sapevamo della vostra esistenza, però direi che credo che sia proprio, diciamo così, l'anello mancante di chiusura di questa serata. C'è anche qui un bel video, un bel impatto, e dopo finiamo con te questa chiacchierata prima di terminare del tutto con Fabrizio. Beh, intanto, sì, intanto io comincio. Esatto, i tempi morti non sono lunghi già. Innanzitutto grazie per il viaggio. Buon, grazie anche a tutti voi che siete ancora qua, perché comunque la serata mi pare che è stata lunga. Però si abbassa un po' l'audio, tanto si parla un po' troppo, non è... Sì, diciamo che gli ambienti sono talmente belli che parlare di vedere è forse la cosa della... No, devi solo farlo andare. Allora, la nostra fondazione in realtà si occupa, è nata, per la tutela dei grandi alberi in tutto il mondo. Abbiamo cominciato pensando che il grande albero all'interno della foresta, ma io mi sono occupato dei grandi alberi anche all'interno, soprattutto ho cominciato all'interno delle città, il grande albero è l'albero che difende il resto della foresta, no? E quello che ha la conoscenza di tutta la foresta è che è in grado di tutelarla. Per cui conoscere il grande albero, individuarlo, misurarlo, diventa uno degli aspetti fondamentali per tutelare la foresta, per conoscerla e per tutelare anche tutte le popolazioni che con la foresta vivono. Facciamo questo attraverso un'operazione di ricerca dei grandi alberi, siamo andati un po' in giro per tutto il mondo, ne abbiamo individuati parecchi, abbiamo fatto anche delle scoperte importanti, ma diciamo che un impatto incredibile per noi è stato successo l'anno scorso con la tempesta Vaia, che ha demolito praticamente milioni di metri cubi delle foreste nella nostra regione, il Friuli, dove siamo nati, per cui non potevamo non renderci utili, non cercare di renderci utili per recuperare questo disastro. Abbiamo pensato inizialmente di fare una raccolta fondi semplicemente vendendo le punte degli abeti che si erano rotti durante il periodo natalizio. Però ci siamo accorti che questo impatto è stato incredibile, ha raggiunto un po' tutta Italia, abbiamo portato alberi un po' dappertutto e poi abbiamo pensato che non poteva fermarsi lì, perché comunque il danno alla foresta sarebbe continuato per moltissime decine di anni a seguire. Quindi quest'anno abbiamo messo insieme una serie di comuni, abbiamo fatto tre Forest Summer School, così l'abbiamo chiamato, dove abbiamo radunato studenti e volontari a pulire, rimettere a posto un po' quella che era la foresta, proprio con le proprie mani, e poi piantare il prossimo anno i primi alberi. Perché in realtà il danno più grosso, che non è stato mai detto nella televisione né dall'altra parte, non è tanto l'invasione parassitaria che sarà anche prodotta poi dal lasciare lì gli alberi morti nella foresta, eccetera, ma il danno più grosso che abbiamo visto era quello che il pericolo è quello di perdere la terra. Il fatto di lasciare la foresta devastata senza alberi, perché andiamo a prelevare tutti gli alberi, addirittura anche le ceppaie, i rami rotti, vuol dire lasciare il terreno in balia dell'acqua che verrà e che quindi l'erosione porterebbe quest'acqua direttamente al mare. Per cui la prima cosa da fare è creare delle barriere, utilizzando anche il legno che c'è rimasto, per mantenere il terreno che si è formato in centinaia d'anni, mantenerlo lì, per dare la possibilità ai nuovi semi di ricrescere. E questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto, rimettendo in sesto appunto alcuni sentieri. Uno di questi era un progetto che avevamo prima della tempesta Vaia, è un sentiero a cui io sono molto affezionato, un sentiero che era stato costruito per gli ipovedenti e poi era stato abbandonato. L'idea era proprio quella di far vedere il bosco ai non vedenti, ma la mia idea era quella che i non vedenti ci facessero vedere come loro
vedevano e sentivano il bosco. E da questo poi è partito tutto, è partito appunto il nostro impegno anche a ricostruire queste foreste. Impegno che poi si è dilatato e appunto adesso stiamo lavorando un po' in tutto il Friuli, ma anche nel resto d'Italia, a cercare delle forme per reimpiantare alberi. Ci sono delle banche, ci sono altre aziende, eccetera, per cui stiamo facendo dei piccoli progetti, non da 3 milioni di alberi, però stiamo reimpiantando effettivamente con i volontari all'interno di aziende, di comuni, eccetera, delle piccole zone boschive con degli alberi, ecco qui spendo una parola, non sempre autoctoni. Il fatto del cambiamento climatico ci obbliga a ripensare che cosa vuol dire autoctono e che cosa vuol dire allottono. In Amazzonia, nella riforestazione dell'Amazzonia, noi siamo andati in Ecuador, abbiamo recentemente scoperto quella che è la pianta più grande dell'Ecuador, ma abbiamo parlato con, ci siamo interconnessi con l'Università di Ickham, con l'Università di Boston, con quella di San Francisco, e una delle cose che a me mi ha più affascinato era che per rifare la foresta utilizzavano delle specie importate che prima preparavano il terreno per poter reimpiantare gli alberi autoctoni. Cioè non è possibile impiantare direttamente su un terreno devastato di nuovo le piante che c'erano prima, perché la natura non fa così. La natura non fa salti e noi dobbiamo imparare dalla natura a ricostruire quello che c'era. E gli alberi per noi sono sempre stati dei costruttori, sono i costruttori del nostro paesaggio urbano, extraurbano, contadino, ma sono dei costruttori soprattutto perché costruiscono appunto la terra dove essi stessi sono nati. Sono quelli che costruiscono il terreno, il mondo su cui camminiamo. Se non ci fossero gli alberi, il nostro mondo sarebbe come Marte. Pensate all'isola di Pasqua, dove quando l'uomo ha tagliato l'ultimo albero non ha potuto più rimanere, anche lui ha lasciato solo queste enormi statue, però non c'era più possibilità di vita. Quindi è assolutamente giusto reimpiantare nuovi alberi, ma è ancora, io direi, più importante mantenere gli alberi che abbiamo. L'effetto del cambiamento climatico è devastante per i nostri alberi. La tempesta Vaia insegna, ci ha dato un impatto incredibile. Però dobbiamo imparare a mantenere gli alberi che abbiamo. Questo ancora purtroppo non lo sappiamo fare. Continuiamo a distruggere gli alberi che abbiamo con potature errate, con trattamenti errati, con taglio degli apparati radicali, pensando che tanto l'albero è indistruttibile. E lo sarebbe se non ci fosse l'uomo. L'uomo, il più delle volte, è il nemico peggiore dell'albero. È inutile piantare, adesso mi scusi, ma è inutile piantare 3 milioni di alberi se poi non insegniamo a coltivarli. E non abituiamo la gente a prendersene cura. Questo, secondo me, lo possiamo fare solo attraverso un'opera di educazione che è molto lunga, purtroppo. Io ho 30 anni che continuo a dire le stesse cose e credo che lo possiamo fare partendo dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole più piccole, insegnando a loro a piantare gli alberi, a bagnarli, a prendersene cura, ad arrampicare sugli alberi. Io ho sempre arrampicato sugli alberi, continuo a farlo tuttora, anche da grande, anche da vecchio, perché comunque il contatto con l'albero diventa una cosa fondamentale, appunto. No? Gli alberi non ci danno, quando parlo con i ragazzi delle scuole, chiedo sempre che cosa ci danno gli alberi? Ci danno l'ossigeno. È l'ultima delle cose che gli alberi ci danno. È l'ultima delle cose che ci danno gli alberi. Voi quando guardate un albero in città non pensate che vi dà l'ossigeno, so? Quando guardate un bel albero in città pensate a tutt'altro che all'ossigeno. Ed è vero. Primo, sono degli esseri viventi e hanno dignità di essere su questa terra tanto quanto noi. Ci sono da molto prima di noi e il fatto che loro non camminino è una qualità che noi dovremmo imparare ad usare, non solo a muoverci o andare in bicicletta. Da un certo punto di vista l'evoluzione dà ragione a loro. Loro, stando fermi, hanno conquistato il mondo, sono molto più popolosi di noi. Noi non risolviamo i problemi, più delle volte noi scappiamo dai problemi perché abbiamo la gamba e ci spostiamo. Infatti le migrazioni degli uomini sono
tante volte per spostarsi dal problema, per scappare da un problema. Gli alberi hanno migliaia di geni più di noi, perché devono risolvere i problemi per poter crescere lì dove sono nati, perché non si possono spostare. Quindi l'albero non è solo un essere che ci aiuta nella nostra vita, ma ci dovrebbe insegnare un sacco di cose, molto di più di quelle che ci hanno insegnato gli animali. Noi siamo abituati a guardare gli animali perché ci viene più facile. Un albero che può vivere 4.000 anni, 5.000 anni, forse dovrebbe insegnarci o dovrebbe raccontarci, e può raccontarci delle cose che ancora non siamo in grado di capire. Noi purtroppo continuiamo a pensare che gli alberi siano quasi degli esseri inanimati che possono starsene lì, che crescono e non ci, ogni tanto ci danno fastidio, appunto, è meglio piantarli nel cortile del vicino e non nel nostro, però non pensiamo assolutamente a tutti i vantaggi che possono darci, a tutte le informazioni che possono darci e a tutti i benefici che possono darci. E soprattutto negli ambienti urbani questi benefici diventano straordinari. E quindi penso che forse per mia natura, forse per mia deviazione anche professionale, ritengo che l'albero sia fondamentale per le nostre città e per la nostra vita. Però anche la scienza sta cominciando a darci ragione su questo punto. Una volta le popolazioni ritenevano che ci fosse sempre un albero sacro. Quasi tutte le religioni hanno un albero sacro all'inizio della loro nascita, e ecco, questa è una cosa che abbiamo perso. Mi sono accorto di questo dramma, perché è un dramma. Quest'anno in Ecuador, quando parlando con gli indios, mi sono accorto che avevano tutto il telefonino nella foresta, e per dargli il telefonino gli abbiamo detto che gli alberi che loro ritenevano sacri valevano 2.000, 3.000, 4.000 euro, per cui se loro li abbattevano avrebbero portato a casa un sacco di telefonini. Adesso andare a dire no, non abbattere gli alberi per salvare la foresta diventa veramente difficile, perché gliel'abbiamo insegnato noi che quell'albero lì non è sacro ma vale un po' di soldi. L'Italia è uno dei paesi importatori di legno amazzonico, di legno vietnamita, di legno indonesiano, maggiori al mondo. Noi non deforestiamo a casa nostra, ma causiamo la deforestazione in giro per il mondo. Dovremmo cominciare a pensare che forse dobbiamo invertire questo modo di lavorare. L'Italia ha il 40% di superficie coperta da foreste, che non gestiamo, non sappiamo gestire, che non utilizziamo. Non utilizziamo il nostro legno e andiamo a deforestare all'estero. Trattiamo male le nostre foreste che potrebbero essere utilizzate per un miglioramento del dissesto idrogeologico, per un miglioramento della nostra anche industria del legno, utilizzando il legno nostro in casa, che abbiamo in casa, e andiamo o obblighiamo i paesi poveri a deforestare per comprargli il legno pregiato. Per cui non possiamo sentirci bene. E non possiamo limitarci a piantare gli alberi a casa nostra. Effettivamente qui stasera abbiamo parlato di cambiamento di stile di vita, però appunto dobbiamo cambiare parecchio, perché la situazione io penso che è veramente drammatica. Per quello che guardate solo quello che è successo quest'anno, appunto, Siberia, Amazzonia, e non è facilmente invertibile questa spirale. Ecco, nel senso, era mia intenzione finire con un po' più di sprint in positivo, però allora ti dico... L'ora tarda, forse, allora sono un po'... Per pochi intimi ormai, per alcuni assonnati. No, allora ti dico, Andrea, visto che è stato gentilissimo nel venire qui, una domanda che mi piace fare, te la farò a te, in una realtà come la vostra, che è venuta a farsi conoscere a San Donato, cosa può fare San Donato per una realtà come la vostra e come voi potete aiutarci
in quel percorso virtuoso. Faccio una piccola chiosa: nel 2016 noi il 16 aprile abbiamo invitato qui l'ingegnere l'architetto Carlo Ratti, sempre per parlare di Pratone, e lui ci disse: beh, ma è inutile andare a progettare un qualcosa che già potrebbe vivere con i sintetici degli alberi, fatelo diventare come a Cambridge, e così è. Io sono veramente convinto che anche in quest'ottica un intervento come il tuo, che è stato quasi filosofico, può essere visto bene. Nel senso, una città come San Donato, tu l'hai vista poco, però rispetto anche a come sono le altre è piuttosto verde. Come può aiutare una realtà come la vostra, e come voi potete aiutarci magari a crescere, visto che oramai è diventato patrimonio comune il fatto che o dobbiamo diventare più verdi, più sostenibili, piantare più alberi, però sarebbe meglio farlo già con una certa consapevolezza. No, sicuramente il Pratone io lo vedrei un grande bosco urbano, è sicuramente gestito, e avrebbe un senso, appunto parlavamo prima quasi un Central Park in questa zona, e sicuramente piantare alberi è importantissimo, ma appunto va legato a una educazione, e va legato a una educazione propositiva, cioè chi pianta l'albero deve essere poi quello che quasi diventa responsabile, deve sentirsi responsabile. Il vostro Forest Summer Camp anche per magari ragazzi non attesi? Sì, perché deve portare la gente ad affezionarsi a quell'albero o a quella serie di alberi, perché non è detto che sia un albero, uno in una giornata ne pianta ben più di uno se è all'interno di un processo educativo, di una Forest Summer School, cioè 10 persone che piantano 50, 100 alberi all'ora, cominciano a piantare parecchi alberi, e magari molti ne muoiono, perché questo è un processo naturale, anche questo, no? Ma l'effetto del bosco che cresce non è che sono morti il 10 o il 20%, no? E questo anche bisogna insegnare, che comunque nella logica alcuni alberi moriranno, per cui non è che uno si deve preoccupare di dire: ah, ma il mio albero è morto, perché non devo insegnare al ragazzino o al bambino che se muore il suo albero, il bene è il bosco, non l'albero singolo. Ma anche l'albero vecchio singolo però ha un suo valore incredibile, che va assolutamente tutelato. Con il Ministero noi abbiamo fatto, appunto, io in prima persona, ma anche come fondazione, delle linee guida per la tutela degli alberi monumentali. Io per la Regione Friuli Venezia Giulia sono anche responsabile degli alberi monumentali, e gli alberi monumentali proprio hanno un valore enorme a livello di mantenimento della biodiversità, a livello di riconoscimento anche affettivo della popolazione sul territorio. Parlavamo prima appunto di leggere spinte, no? Noi abbiamo imbastito questo discorso ad esempio con il premio Tree of the Year, dove abbiamo scelto 4 piante nelle 4 macro aree italiane, quindi nord, centro, sud e isole. È un concorso nazionale che poi porterà il vincitore a competere in Europa, ma non è tanto la pianta più bella, ma è la pianta in cui la gente si sente più riconosciuta. E questo è importante, non vuol dire forse niente, però intanto la gente comincia a conoscere, a riconoscere gli alberi presenti nel suo territorio. Quindi sono delle piccole iniziative sulle quali si può sicuramente contribuire, ci si può lavorare, si può sicuramente lavorare insieme. Ecco, allora, diciamo, ti ringraziamo ancora, terminiamo qui questa serata per quanto riguarda i relatori. Sì, assolutamente, perché stavamo parlando di terminare anche quella parola arbonauta, direi che veramente va. Tra l'altro, poi discorso col comune di Milano. No, perché stasera siamo anche per gli alberi monumentali. Esatto, quindi.